A Nanni di Bellaria tornano a sfidarsi i padroni di casa opposti a Sant'Ermete. L'ultima volta gli ospiti si imposero di misura esattamente un anno fa. Il Sant'Ermete sembra voler legittimare ancora il segno del 2 a Nanni e non a caso inizia subito con il piede sull'acceleratore. Una punizione di Vukajri battuta dalla barriera porta al tentativo in volea ad opera di Fuchi con il pallone che si perde alto. I verdi si ripetono con questo inserimento di Vukajri, traversone del numero 10 allontanato dalla difesa di casa non senza affanni. Il Sant'Ermete prosegue a rendersi pericolosa con Vukajri che manda al tiro Marconi, qui Remeng in tuffo e pronto a negare la gioia del gol al centrocampista. La padronanza ospite porta a varie soluzioni, l'ultima è a firma di Tentoni, nulla da fare, e quando in contropiede Rossi sembra aver trovato in velocità il pertugio giusto e Zanotti ad eseguire un intervento che vale quanto un gol. Il Sant'Ermete non si arrende, Tentoni dalla distanza trova l'angolo giusto ma il suo fendente si spegne al lato di un nulla. Finalmente si vede anche i Bellari già Marina 1956, colpo di testa di Vitale arrivato dall'angolo. L'angolo battuto dalla sinistra si perde al lato. In contropiede gli Adriatici chiamano al primo intervento del match Donini su questo tiro di Meluzzi. Su fine di tempo incredibile il palo colpito da Fuchi, leggermente toccato il pallone forse da Remenghi. Nel finale succede di tutto, Bua sfiora la marcatura dall'altra parte, invece l'ultimo tentativo è di Marconi con il colpo di testa alto. Nella ripresa parte subito forti Bellari già Marina trovando il gol partita con Meluzzi. La gioia della panchina di Fusi è davvero immensa. 1-0 per gli Adriatici. Il Sant'Ermete continua ad attaccare, da punizione arriva il tentativo alto di Tentoni. Da calcio piazzato è Fuchi a sferare questa volta la marcatura. Il Bellari già Marina si rende pericoloso con questo colpo di testa di Bua che termina alto. Sul versante opposto Vukajri prova a piazzare dalla sua mattonella un pallone che prende il giro ma è lontano dal bersaglio. Nel finale l'uscita di Remenghi risulterà provvidenziale, salva il risultato, mentre l'ultima occasione dei Bellari è firmata da Bua. Donini c'è, ma il photo finish è incredibile, l'occasionissima che capita sul piedi Benvenuti, incredibile, bravo Remenghi, ma l'attaccante pecca di freddezza, il resto lo fa il Bellari già Marina che parte col piede giusto. 1-0 il finale.